Eccoci qua di nuovo in diretta, Rino Tommasi, sì, maestro. Sì, ci sono. Eccoci, intanto ti mandano due messaggi prima di andare sulle scommesse. Ti chiedono, vorrei sapere da Rino un pensiero sulla mela. Secondo me è un fuoriclasse se rimane tale. Insomma, questo è il messaggio non firmato che ci arriva. C'è la possibilità che lo sia, però non l'ho visto abbastanza per poter avere un'idea precisa. Poi non pretendo neanche di essere un talent scout. Ha fatto alcune cose che non si fanno per caso, ecco. 19 anni, un bambino. La capacità di tenere in campo quel pallone sulla riga di fondo e poi di metterlo dentro, insomma, alcune cose ti fanno pensare che può diventare un campione, ecco. Poi ancora, vi prego, chiedete a Rino un pensiero su Zamparini che sonera mangia, no, sono, non vedo l'ora da inizio trasmissione, firmato Fabietto. Zamparini che l'opinione di Zamparini è come dare un giudizio, non so, su De Rossi e su Totti, che tengono che hanno giocato in modo straordinario a Napoli. Cioè, sono cose che si conoscono e Zamparini non lo scopriamo mica oggi. Il dramma di Zamparini, l'ho già detto tante volte, è che lui è convinto di capire di calcio più di tutti i suoi allenatori. Non c'è assolutamente dubbio. E allora naturalmente impone il potere di essere il presidente, il proprietario, quello che vuoi della squadra, per muoversi con una disinvoltura senza rendersi conto di essere ridicolo. Certo. È diventato la macchietta di se stesso. Anche perché poi Palermo sta facendo bene adesso. Noi è vero, il Palermo non ha mai fatto un gol in trasferta. Del campionato, però, dicevi, il Palermo a metà del campionato è ottavo, nono in classifica, non c'era nulla di. Non è che sia terzultimo. Ha un punto meno della Roma e del Napoli, adesso voglio dire, che sono più forti. No, non ci sono. La cosa grave non è quello che ha fatto, è che tutti sapevano che l'avrebbe fatto. Sì, sì, appunto, questo non c'è assolutamente dubbio. Rino, allora, andando su quella che è la... aspetta, prima che questo ti chiedono, Rino, ma il Barcellona è la squadra di calcio più forte di tutti i tempi? Secondo me non ci stiamo rendendo conto. Chiedetelo a quelli, ai tifosi del Real Madrid. Secondo me loro ti diranno di no. No, ma è possibile, cioè, il Barcellona è la squadra più divertente. Però bisogna che cominci a essere sicuramente la più forte di Spagna. Però è come quando c'era il dualismo Federer-Nadal. Dice Federer è il più forte giocatore di tutti i tempi. Bisogna vedere se è il più forte giocatore di questo periodo qui. Dopodiché discutiamo. Cioè voglio dire, insomma, il Barcellona non è mica primo nel campionato spagnolo. Diciamo però una cosa, sarebbe a pari punti, però insomma, com'è? Sarebbe a pari punti. Sì, sì, ho capito, però voglio dire, insisto su questo, è sicuramente la squadra più divertente. Dopodiché sulla più forte si può discutere, insomma. Di certo in questo periodo Non si esce dalla Spagna, Però fa, diciamo, fa testo prenderla in considerazione tra le squadre più forti di tutti i tempi. L'Olanda di Cruyff. Ma sai, sono quei discorsi, Cruyff, come si dice in Italia. Sono talmente affascinanti perché non c'è una risposta. Certo, capite, come dire chi è il più grande atleta di tutti i tempi, chi è più, cioè soprattutto negli sport che non sono misurabili, diventa difficile un giudizio del genere, anche perché ognuno ha la possibilità di rimanere della propria opinione senza essere smentito, che è la cosa più affascinante e più divertente del mondo. Allora Rino, questa mattina 17 persone sono state arrestate su indicazione della procura di Cremona e in relazione ad un'inchiesta su un giro di scommesse e corruzione volta a condizionare e falsare i risultati di alcune partite di calcio dei campionati professionistici italiani. Tra Io gli me arrestati... lo ricordo quel pomeriggio in cui furono arrestati alcuni giocatori subito finite le partite, con le macchine della polizia sulla pista d'atletica. Me la ricordo perfettamente. Tra gli arrestati Doni, Sartor e altri giocatori coinvolti, oltre all'Italia anche Germania, Finlandia, Croazia, Ungheria, Turchia, Macedonia e Slovenia. Tutto è nato praticamente da una denuncia di un calciatore del Gubbio a cui sarebbero stati offerti 200.000 euro per manipolare il risultato della partita di Coppa Italia giocata da Gubbio e Cesena lo scorso 30 novembre, quindi ieri, ma che avrebbe rifiutato
Sport Esporto denuncia. A fare l'offerta sarebbe stato Alessandro Zamperini, ex calciatore anche lui tra gli arrestati di oggi, che all'interno dell'organizzazione avrebbe avuto la competenza delle partite di Coppa Italia. Un altro ex calciatore arrestato oggi è Carlo Gervasoni, che aveva il compito di reclutare i cosiddetti zingari, come erano chiamate le persone che si stabilivano nell'albergo che ospitava la squadra ospiti, e da lì cercavano di corrompere e condizionare i calciatori. Doni, quello che è grave, avrebbe pagato di tasca sua parte della parcella dell'avvocato di Nicola Santoni, ex preparatore atletico del Ravenna, coinvolto nella prima parte dell'inchiesta, quella dello giugno scorso, allo scopo di non far parlare il suo assistito. Anche per questa ragione il GIP di Cremona ha disposto il divieto di colloquio con gli avvocati per 5 giorni ai danni dei calciatori ed ex calciatori arrestati. Proprio Cristiano Doni, scrive la Gazzetta, avrebbe tentato la fuga quando i poliziotti sono andati ad arrestarlo all'alba. Quello che dicevo è grave, è la ricerca di partite, non di cartello, dove poter lucrare delle cifre importanti. Quando c'è sproporzione, hai capito? Se domani si gioca una forte cifra su Roma-Juventus, cioè non c'è, il problema nasce quando si gioca una cifra importante su un match di Coppa Italia-Atalanta-Pistoiese. Come era al tempo. Come esattamente come è successo. E allora vuol dire che c'è proprio la ricerca del semi-anonimato, cioè di cercare di andare a lucrare dove non ci sono i fari appuntati, ecco. E quindi c'è proprio lo spirito della delinquenza pura, insomma, del tentativo di fare, cioè, ed è impossibile pensare come mai, come possa un giocatore, che tutto sommato un giocatore di calcio come Doni, che sicuramente ha guadagnato abbastanza nella sua carriera, debba cercare questi sistemi per riuscire, non lo so, è francamente difficile capirlo, difficile spiegarlo. Tu pensa che lo stesso Sartor sì. Una volta a una festa di Natale dell'Inter, Massimo Moratti andò da lui, ma questa è storia, lo disse lo stesso Sartor, dice: lei quanto guadagna? Però disse: io guadagno 400 milioni all'anno. Ho detto: qui all'Inter non si può guadagnare meno di un miliardo all'anno. E gli venne rinnovata la mattina dopo, 2-3 giorni prima della vigilia di Natale, il contratto. Lui a Roma guadagnava 2 miliardi all'anno quando venne a giocare. Grande, quindi, educatore Moratti. Eh sì, esattamente, quello è proprio la filosofia dello sport, no? Sì. A Fabio Petruzzi gliel'hanno mai detto una cosa del genere: quanto guadagni? Tot, no, te devo da minimo un miliardo. No, non l'ha detto. Assolutamente mai. Comunque... No, lì c'è proprio, ci sono dei casi di mentalità malate, che, perché proprio si deve pensare quasi a una forma di malattia. Ecco. Lo è, assolutamente. Poi ho sentito anche che stava tentando di fuggire, di scappare. Lui erano andati nel piano di sotto, lui stava nella macchina, provava ad uscire. Intanto Rob ti chiede: cosa ne pensa il dottor Tommasi di Boriello sul mercato? E poi, domanda un po' per tutti: Neymar vale così tanto, o il Barça che è troppo forte, super? Questo, la seconda domanda non ho un parere preciso. Sulla prima, io ho più volte ho espresso la mia meraviglia perché Boriello sia stato adoperato poco. Può darsi che abbia ragione Luis Enrique, può darsi che di no. Io un giocatore come Boriello, se lo pago, lo faccio giocare, ecco. Poi, ma ripeto, il mio parere, poi non pretendo mica di essere un tecnico o un allenatore, ecco. Io francamente ho poca simpatia per i miei colleghi che si trasformano in potenziali allenatori. Neymar, Fabio, sono due mestieri diversi. Su Neymar cosa ne pensa Petruzzi? Grandissimo giocatore che veramente sta raggiungendo livelli altissimi. Non è sicuramente Messi o Cristiano Ronaldo, ma stiamo lì, giocatore straordinario. Il Barça, sì, Barça è super. Barça è un altro pianeta. Una squadra che batte il Santos con una facilità impressionante. Non credo in questo momento che una squadra vicina che al Barça. Forse... Il problema del Barça è di battere il Real Madrid. Non è tanto problema, perché ogni volta che lo incontra... L'anno scorso gli ha fatto 5 pere a casa. Sì, no, è la manita. Sì. Ecco, ma secco così, si può iniziare ad accostare il nome di Messi a Maradona? Da Moncler, vabbè,
ti dirò che forse Messi è il più forte giocatore di questo momento, con margini superiori a quelli che aveva Maradona nei confronti dei suoi coetanei o dei giocatori del suo periodo. Almeno a me sembrano uguali. Maradona, c'è stata quella famosa partita con l'Inghilterra, quella famosa azione che lui ha concluso con l'esterno sinistro, che se quell'azione lì non fa il gol, forse la fama di Maradona si riduce un pochino. Intendiamoci, Maradona ha fatto tantissime cose belle, che qui non è che è legata solo a un episodio, però quell'episodio lì lo ha ingigantito, perché è stato il pezzo di calcio migliore che io abbia mai visto. Ma l'ha fatta uguale Messi, eh? Uguale in un Barcellona, allora, Barcellona. Sì, ma vedi cosa c'è? Che, ho capito la partita che dici. Uguale, stessa azione. Sembra quasi un prestigiatore. E poi Maradona era un fenomeno, perché era tutt'altro che un bel atleta. Fisicamente Maradona non ti dava l'impressione. Messi è invece la miniatura di un grande atleta. Ma sai cosa c'è poi? Rapidità che... Poi, vabbè, Messi magari con la nazionale non è mai andato magari come nel Barcellona. Poi, insomma, Maradona era più individualista. Messi all'interno di una grande orchestra ci sta. È il primo violino meraviglioso. Adesso non so se è così... Beh, hanno anche due storie diverse, due personalità diverse, perlomeno, insomma. Uno è quasi... Messi è quasi anonimo. Messi parla solo con i piedi, eh? Eh sì. Parla anche discretamente bene. Maradona parlava e come... Intanto ti leggo questa notizia, Rino, per salutarci. A volte basta aspettare nella vita. Tu sei una persona paziente? No. Ecco, penso un catanese che ormai vive da anni a Milano. Bene, i carabinieri gli hanno telefonato per dargli una notizia che certamente non si aspettava. La Vespa 50 Special, rubatagli nel 1976, è stata ritrovata. Solo che l'ex proprietario difficilmente potrà rimontare in sella, visto che ha da poco compiuto 84 anni. Quindi dopo 76, dopo 35 anni, gli hanno ritrovato la Vespina. Ci sono questi casi. Anche a me una volta hanno rubato la Mercedes e l'hanno trovata ad Ascoli Piceno 6-7 mesi dopo. Però insomma, io ero ancora vivo, ecco. Vabbè, anche questo ancora lo è, sappiamo per quanto. Però va bene, Rino, grazie. A ciao. Domani. Ciao, Rino, ciao. Devi aggiungere a te queste notizie, Fabio, quando te le tiro fuori così. Senta, non mi hai rubato macchine, cose. Te l'hanno ritrovate poi? Una volta a Caserta, quando giocavamo a Casertana. Strano. No, pensate, andiamo a ritiro il sabato. Il garage era pieno, allora lascio la macchina fuori. Tante macchine c'erano, non so. La domenica vado a fare la partita, giochiamo allo stadio, torno in albergo e mi avvicino alla macchina. Sai quando hai... Cioè, quando cominci a dire ho messa qui e non c'era? Dove stava? tutto il parcheggio fuori dall'albergo e... Cioè, non è che avevo pensato che me l'hanno rubata. Non ricordavo il punto dove l'avevo messa. L'ho messa da un'altra parte. No, l'ho messa qui. No, forse lì. No. Invece proprio non c'era. Hanno ritrovata? No. Immaginavo. Ci fermiamo per un attimo di pausa, tra poco. Adesso il giornale radio di Roma con Lorenzo Serafini.